Il Cosenza batte la Regina ai calci di rigore, passa il turno di Coppa Italia di Lega Pro. Allo Stadio San Vito, gara inchiodata sullo 0-0 per 130 lunghissimi minuti, tra tempi regolamentari, tempi supplementari e lunghi minuti di recupero. Una partita brutta con tanti giovani in campo, schierati dai due allenatori, che hanno preferito risparmiare alcuni dei loro uomini migliori per gli impegni più importanti del campionato. Cozza ha schierato dal primo minuto 6 titolari su 11, ovvero Di Lorenzo, Rizzo, Camilleri, Karagounis, Armellino e Luzzada. Nel secondo tempo sono entrati in campo i giovanissimi Maimone, Giussi e Siku. La Regina ha avuto una grande occasione con Alessio Viola, che però nel secondo tempo si è fatto stoppare da un difensore, un tiro a colpo sicuro dopo un dribbling sul portiere rossoblu. Molto più pericolosi i padroni di casa, che però non ce l'hanno fatta superare un super cetrangolo. Il giovanissimo portiere Amaranto, 17enne prodotto del vivaio della Regina Calcio, è stato il migliore in campo con almeno 6 grandi parate e tanti altri interventi sicuri a dispetto della giovane età. Pochissimi gli spettatori presenti alla San Vito, 337 i paganti, i quali comunque sono divertiti ad assistere alla girandola dei calci di rigore. Il portiere Amaranto cetrangolo riesce a pararne 1 su 5, ma l'epilogo è favorevole ai rossoblu. Rizzo e Di Lorenzo sbagliano dagli 11 metri, la Regina viene eliminata dal dischetto, 4-2 il risultato finale. A fine gara il centrocampista Amaranto Rizzo ha guidato la squadra dai tifosi nel settore ospiti per un breve chiarimento a garanzia dell'impegno della squadra per risalire la china in campionato dopo la mazzata di domenica alla Mezze Terme. Dall'altra parte il Cosenza, dopo aver eliminato il Catanzaro, supera anche la Regina e adesso agli ottavi se la vedrà contro la Salernitana.